Ben trovati ad una nuova edizione di Tracking News. Scopriamo insieme le notizie di oggi. Per la movimentazione portuale, Liber presenta la gamma Pulsar. L'LRS 545 con un motore da 230 kW a 4 cilindri. Pesa 70 tonne e come optional può avere la trazione ibrida Packtronic da 110 kW aggiuntivi. Il gruppo tedesco Fuchs offre una gamma completa di oli per mezzi pesanti, MMT e sollevamento. Oli idraulici e fluidi per l'idroidraulica e le trasmissioni e anche oli per ingranaggi e lubrificanti. La gamma Planoid S è fatta da fluidi biodegradabili sintetici, ideali per ovviare ad improvvise perdite da circuiti con cadute al suolo di olio o per essere anche utilizzati, grazie alla loro alta viscosità, in circuiti idraulici sottoposti ad escursioni termiche. Krone è il primo costruttore a montare come equipaggiamento i pneumatici invernali Goodyear per rimorchio. Il costruttore ha omologato i Goodyear Ultra Grip Max T nelle misure 385-65R22.5 e 385-55R22.5 per rimorchi destinati ad impieghi in rigide condizioni invernali. Ed ora scopriamo insieme l'ospite di oggi a Tracking News. Ospite di oggi in studio Claudio Mascialino, amministratore delegato di Resnova. Ben ritrovato. Ciao Pamela. Allora, innanzitutto, che cosa è cambiato dopo Dieselgate? Dieselgate ha portato la consapevolezza sull'importanza di ridurre le emissioni dei motori diesel, in particolar modo l'emissione degli inquinanti NOx, che sono i principali responsabili oggi delle malattie cardiocircolatorie ed anche delle piogge acide. Sicuramente ha messo in evidenza una lacuna della normativa a livello di emissioni, per la quale fino ad oggi le emissioni dei veicoli sono state controllate con dei test su banco di prova, mentre invece si è reso, quindi con un carico molto basso del motore, mentre invece si è reso conto che a livello di prove reali su strada le emissioni dei veicoli sono dalle 8 alle 12 volte superiori. Per questo motivo si rende necessario nei prossimi anni adeguare la normativa, effettuare dei controlli reali sulle autovetture mentre circolano effettivamente all'interno delle città o nel percorso urbano o extraurbano e vedere a questo punto le emissioni e limitarne. In particolar modo, la tecnologia che oggi è più idonea alla limitazione delle emissioni degli ossidi di azoto è la tecnologia SCR con l'utilizzo di un agente riducente che si chiama D-Blue, che serve appunto per l'abbattimento di tali inquinanti. Ma possiamo dire che le auto in vendita cambieranno? Ma le auto in vendita in realtà sono già cambiate, perché con l'introduzione della normativa Euro 6 dal primo settembre di quest'anno, tutte le autovetture hanno dovuto comunque ridurre del 50% le emissioni di ossidi di azoto e quasi tutti i produttori di autovetture, parliamo chiaramente autovetture diesel, come già era successo nel 2006 con i veicoli commerciali, hanno introdotto la tecnologia SCR all'interno dei propri veicoli. E introducendo la tecnologia hanno introdotto contemporaneamente anche l'utilizzo della D-Blue come agente riducente. E per chi invece è proprietario di un'auto, la D-Blue sarà una complicazione, diciamo così, oppure no? Noi cerchiamo di non renderla una complicazione, certo. Chiaramente facendo trovare il prodotto ovunque il conducente possa recarsi. Quindi la D-Blue può essere rifornito presso le concessionarie di autovetture oppure presso le stazioni autostradali. Un po' alla volta credo che anche l'utilizzatore si renderà conto qual è per lui il servizio migliore, il luogo migliore per rifornirsi del prodotto. Perfetto, allora il tempo a nostra disposizione termina qui, ma io ricordo a tutti i telespettatori che se volete seguire integralmente l'intervista con Claudio Mascialino potete farlo andando sul sito di trasportocommerciale.it. Continuate a scrivermi anche all'email che vedete in questo momento in sovrappressione. Grazie, grazie e alla prossima Pamela. Edizione di Tracking News. Arrivederci.